all'odierno dibattito sul tema referendario del prossimo 4 dicembre organizzato dal Circolo Culturale Pietro Timpano. Prima di tutto voglio ringraziare il sindaco di Bova Marina, l'avvocato Vincenzo Crupi, per l'ospitalità concessaci e quindi ovviamente i due relatori, l'avvocato Salvatore Mafrici, sindaco di Condofuri e consigliere metropolitano, e il presidente dell'ANPI di Reggio Calabria e referente del comitato provinciale Democrazia e Costituzione, il professore Sandro Vitale. E saluto ovviamente e ringrazio il pubblico qui presente. E passo subito ad illustrare brevemente i motivi che ci hanno spinto come Circolo Culturale Pietro Timpano ad organizzare questa serata. E avendo il Pietro Timpano fra tutti gli altri scopi, anche quello sociopolitico, abbiamo ritenuto opportuno illustrare ai cittadini le motivazioni e le ragioni per cui la politica ha promosso questo cambiamento istituzionale e quindi per rafforzare la consapevolezza dei cittadini che andranno a scegliere e a sollecitare la partecipazione. Infatti diciamo che il prossimo 4 dicembre i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere il loro parere sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi. Si tratta di una riforma profonda, la nostra Carta Costituzionale ha mai avuto, da quando essa è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. E se approvata con il referendum confermativo, per il quale diciamo che non è necessario un quorum, la riforma costituzionale avrà effetti molto importanti nei prossimi anni. E quindi diciamo è fondamentale conoscere bene i contenuti della riforma per valutare se essi siano nel complesso positivi o negativi. Quindi a sostegno della tesi del sì abbiamo il sindaco di Condofuri, l'avvocato Salvatore Mafrici, e al sostegno difesa del no abbiamo il professore Vitale. E prima quindi di entrare nel vivo del confronto chiamo per i saluti al sindaco Vincenzo Crupi. Sì, io intanto saluto i cittadini presenti questa sera e un plauso e un ringraziamento anche a Giuseppe Guzzilla, al Circolo Culturale Pietro Timpano per aver organizzato questa iniziativa, questo dibattito sul referendum che si terrà costituzionale, che si terrà il 4 dicembre, anche sul taglio che hanno voluto dare, cioè quello di discutere un rappresentante del sì e un rappresentante del no, quindi dando la possibilità ai cittadini di valutare sia le ragioni a sostegno del referendum, sia le ragioni per cui questo referendum non dovrebbe avere un esito confermativo e quindi favorevole confermativo della riforma. Quindi ecco un dibattito obiettivo dove c'è l'una e l'altra parte. Io qui devo fare, ecco, quindi mi devo limitare ai saluti, però come cittadino colgo l'occasione e qualcosa la voglio dire pure io. Ovviamente la riforma tratta diversi punti della Costituzione, tant'è che il Presidente Onida, proprio per la disomogeneità dei quesiti, ha anche
presentato un ricorso. E naturalmente ci sono cose condivisibili. L'altra sera il sindaco di Reggio Calcomatà, a Condofuri, ha evidenziato alcune cose, tant'è che poi io alla fine, con una battuta, gli ho detto: alla fine non ti ho più ascoltato, perché quasi quasi io sono per il no. Mi stavi... No, vabbè, non è che ti è per il sì, voglio dire, non è questo il tema. E perché sono più le ragioni che mi spingono a votare no rispetto a quelle, anche se, voglio dire, non è che chi vota no ha ragione e chi vota sì ha torto, dico. Perché è chiaro, quando si dice: ma voi volete che non venga abolito il CNEL? Certo che vogliamo che venga abolito, però si poteva abolire il CNEL senza fare, senza, ecco, distruggere o ridurre i costi della politica, anche se qui io ora dico una cosa che forse può sembrare impopolare, ma non perché sono sindaco, perché anche quando si parla dei costi della politica dobbiamo distinguere, perché insomma io non capisco perché il direttore generale della RAI va a prendere 50.000 euro al mese. Cioè, non è che costa la politica, ripeto, non è che difendo la mia posizione, è solo l'indennità del sindaco o del consigliere regionale. Poi, se si vuole, perché ci sono dirigenti regionali e statali che prendono 300, 400, 500 mila euro senza produrre nulla. Quindi, se vogliamo parlare, anche quelli sono costi della politica. Quindi, dicevo, ci sono alcune cose ovviamente favorevoli, altre che appunto non vanno bene. La mia perplessità maggiore riguarda il Senato e soprattutto la legge elettorale. Allora, alcuni dicevano: no, ma si vota sul referendum. Poi la Corte Costituzionale ha chiarito che c'è una stretta connessione tra riforma della Costituzione, quantomeno per quanto riguarda la forma di governo, e la legge elettorale. Io credo che il cittadino ha poche ormai armi a disposizione, oltre che diritti, e uno di quelli è il diritto di voto. Quindi io mi ripeto, cioè, ognuno poi è giusto che si ragioni con la propria testa e poi si convinca della bontà di votare sì o no. Io una battuta, poi vi devo un attimo lasciare perché c'è un'altra iniziativa in oratorio dove inaugurano la biblioteca. Questa però la lascio al mio collega Salvatore. C'è anche una questione di forma che poi in diritto, qui si parla della Costituzione che è la fonte massima, più importante nella gerarchia delle fonti, e quindi la forma è anche sostanza. Insomma, un governo legittimo perché la Costituzione in vigore prevede che se si forma una maggioranza in Parlamento non c'è bisogno che passi dal corpo elettorale, però insomma un governo che non ha ricevuto un'investitura popolare che si mette a riformare la Costituzione, insomma credo che sia un po' forzata questa cosa, Salvatore. Comunque, detto questo, ripeto, ringrazio per l'opportunità che ci viene data dal circolo culturale. Sarà anche un bel, tra virgolette, duello, perché sia l'avvocato Mafrigi che il professore Vitali sono anche persone di spessore e di qualità, quindi sarà anche un dibattito di livello. Io spero di poter ritornare, rientrare ed essere qui tra di voi. Grazie ancora. E allora, iniziamo con alcune precisazioni. I relatori avranno per i loro interventi 5 minuti a disposizione per rispondere e ovviamente a convincerci per il sì o per il no. Quindi, al termine del dibattito, dei due esperti, quindi chi riterrà opportuno da parte del pubblico, potrà porre delle domande ai relatori o fare dei brevi interventi. Inizio dal sindaco Mafrigi. Allora, sindaco,
perché i cittadini il 4 dicembre dovrebbero votare sì a questo quesito referendario? Bene, io... Microfono. Sì, buonasera a tutti intanto e ringrazio il circolo che ha organizzato Giuseppe, appunto, che solo ieri sera mi ha chiesto appunto di dare questo contributo, che voglio dirlo subito, ecco, non è, se vogliamo, ecco, rispetto, e lo saluto subito e ringrazio c'è Sandro Vitale, insomma, che rispetto alla sua di esperienza, la militanza, insomma, nell'associazione AMPI, non solo, davvero, ecco, quando ieri sono stato appunto invitato al confronto solo ieri sera, ecco, la titubanza c'era rispetto, ecco, a dovermi in qualche modo, quindi assolutamente la mia non è la pretesa di chissà, ecco, portare quale contributo scientifico di esperienza. La mia è una breve esperienza, un'esperienza politica che viene, ecco, dal partito, dall'associazionismo, anche per quanto riguarda me, una formazione, ecco, è un'esperienza di questo tipo, un valore dell'appartenenza e della militanza, insomma, che fa della voglia di bene comune, di partecipazione democratica, che mi ha portato appunto all'impegno politico ed oggi anche a quello amministrativo da sindaco, ecco, del comune di Condofuri e poi ora da poco anche da consigliere metropolitano di questo nuovo ente, la città metropolitana di Reggio Calabria. Questo è l'approccio col quale quindi io do questo, ripeto, contributo rispetto al 4 dicembre, a questa data importante e alle ragioni del sì, quindi ad un punto di vista che non ha la pretesa anche questo di, ecco, se Giuseppe in qualche modo dice ci dovete convincere, io credo che qui io porterò il mio di punto di vista e quello che appunto mi porta a girare un po' il territorio, a promuovere iniziative come ho già fatto su Condofuri e altre alle quali partecipo, ho partecipato di nuovo ieri a Merito Porto Salvo, e sempre di più convincermi e convincere innanzitutto in scienza e coscienza me stesso il 4, ecco, e convintamente andrò a votare sì e portare le ragioni. Il quesito è semplice, lo sappiamo, anche se, ecco, il sindaco Gruppi poi nel corso magari degli altri interventi, la battuta che ha fatto e le altre cose che ha detto, chiaramente schierandosi apertamente, ecco, sul no, poi via via magari il quesito sarà questo: disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del titolo quinto da parte della parte seconda della Costituzione. Sì o no? Convintamente sì, perché è da decenni che si parla, ecco, di riformare questo Paese. Oggi che lo faccia un governo si dice non legittimato, e quindi vengo magari subito, partiamo dalla battuta che il sindaco Gruppi ha fatto. C'è anche, come dicevo, da parte di un approccio politico a questo tema, e politicamente, ecco, chi un po', ecco, e vedo soprattutto stasera la partecipazione, ecco, di tanti che, come dire, la politica la masticano, ecco, ci dobbiamo anche ricordare che le elezioni ultime, nuovamente, che vedevano, ecco, la disputa tra Bersani e Berlusconi, hanno portato di nuovo a un sostanziale pareggio, e quindi ci ricordiamo le vicissitudini che portarono, nel frattempo, ecco, c'era l'elezione pure del Presidente della Repubblica che incombeva, le vicissitudini appunto che portarono in questo pareggio a pregare nuovamente Napolitano per riassumere l'incarico e per vedere, ecco, di portare fuori dal pantano di nuovo la nostra nazione, la nostra Italia, che, ripeto, rispetto alla legge elettorale con cui si è votato, che vede il discorso della base nazionale per la Camera e della base regionale per il Senato, con due maggioranze di nuovo che sostanzialmente, ecco, e soprattutto al Senato, insomma, con una maggioranza che non c'era, quindi Napolitano accetta, e accetta a condizione che, e lo dice, mi ricordo, ecco, che tutti applaudirono e tutti applaudimmo, ecco, a questo di nuovo ritorno in qualche modo Napolitano che ci doveva salvare, dicendo appunto il governo, allora a questo punto utilizziamo almeno questa legislatura per fare queste riforme che ci portino e ci diano magari per la prossima volta invece un governo che capiamo subito e sappiamo chi andrà a farlo, chi eleggeremo, gli elettori, quindi questo diritto, ecco, che andrà a scegliere finalmente, a dare una stabilità, a portare il Paese, a renderlo di nuovo più al passo con i tempi. Quindi ecco, ci ha subito invitato alla brevità, diciamo, per renderlo anche snello, così il botta, diciamo così, questo contributo per il sì da parte mia e il no da parte di Sandro Vitale di stasera. Io
per ora, ecco, sostanzialmente, ecco, dico questo. Io andrò il 4 perché rispetto a quel quesito, a quelle questioni poste, che non sono Renzi o Grillo, che non sono, come purtroppo, ecco, forse anche con Renzi stesso, che all'inizio ha sbagliato portandolo su un piano assolutamente sbagliato, ma sono quelle, quindi contenimento dei costi della politica, superamento del bicameralismo paritario, eliminazione del CNEL, soppressione delle province, tutto quello che, ripeto, il quesito rappresenta, io il 4 andrò per questo a votare sì in maniera convinta. Bene, ora la stessa domanda la rivolgiamo al professor Sandro Vitale. Perché i cittadini dovrebbero votare no a questa riforma? Subito. Parto soltanto dalla sottolineatura di un consenso e di un dissenso. Consenso quando Salvatore, e devo dire che finora non mi era mai capitato nei confronti, perché si stende un velo pietoso su questa vicenda, e Salvatore non lo stende, quindi ti apprezzo Salvatore, perché hai detto Renzi ha sbagliato. In un paese così, in questo momento, dire Renzi ha sbagliato non è una cosa di poco conto, perché rischia di essere un comandante di carattere incredibile, no? Renzi ha sbagliato. Ha sbagliato perché ha detto che si votava praticamente su di lui. E questo a un certo punto gliel'ha detto Napolitano. E qui è il momento invece di dissenso rispetto a quello che ha detto Salvatore. Consento, Renzi ha sbagliato. Dissento, Napolitano. Napolitano ha svolto e svolge un ruolo che a mio avviso è contrario alla Costituzione. Contrario alla Costituzione perché il Presidente della Repubblica deve rispettare come l'ultimo dei cittadini, come tutti i cittadini, anzi di più di tutti i cittadini, la Costituzione sulla quale ha giurato. Napolitano non ha rispettato quel giuramento perché è stato tra i fautori delle modifiche alla Costituzione. E se dovrebbe essere invece un arbitro super partes, e limitarsi ad assistere a un dibattito, semmai potrebbe dare qualche indirizzo al Parlamento allorquando gli sembra che alcune cose tocchino la sostanza della Costituzione in maniera irregolare. Invece si è messo a incentivare tutti i procedimenti che dovessero portare a una modifica alla Costituzione. Qui dissento profondamente. Lo ha fatto da Presidente della Repubblica ed è gravissimo, ma continua a farlo da Presidente Emerito, e anche da Presidente Emerito dovrebbe tacere rispetto a questo. Devo dire che Napolitano ha detto quello che ha detto Salvatore. Poco tempo fa, essendo quasi l'ispiratore, si consente anche di essere il correttore. Infatti ha detto a Renzi hai sbagliato, e ha sbagliato anche sulla legge elettorale, perché lo ha invitato a modificare la legge elettorale, credo che ce lo ricordiamo tutti. Due errori a Canton. Ieri era 4 novembre, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11, credo che qualche mio alunno qui si ricorda, sulle mie insistenze sullo studio della Costituzione e sullo studio di tutto ciò che serve a formare un cittadino, perché spesso nelle scuole si dimentica e si mette in maniera prevalente l'insegnamento tecnico della materia, dimenticando invece che la quintessenza della scuola deve puntare alla formazione civile del cittadino, che deve essere poi in grado di scegliere che sovranità mai sarebbe quella prevista dall'articolo 1 della Costituzione, allora quando avessimo dei cittadini inconsapevoli, che non sono in grado di informarsi, perché non hanno gli strumenti di conoscenza necessari. Questo dovrebbe fare la scuola, per questo bisogna fare un grande appello affinché tutti, e anche qui faccio un plauso al Circolo Culturale di Vova Marina, facciano la loro parte, i comuni. Sarebbe bellissimo che tutti i comuni dedicassero un consiglio comunale aperto a tutti i cittadini per discutere delle modifiche alla Costituzione, sulla quale poi si esprimerà la sovranità popolare. Arrivo alla domanda di Giuseppe: perché votare no?
perché non si tratta di una modifica quale che sia la Costituzione. Avvenne questo per tanti anni, decenni e decenni, sono state fatte delle modifiche alla Costituzione numerosissime, e ignorante colui, sono ignoranti coloro che dicono che sono passati tanti anni e non si è toccata. Si è toccata un mucchio di volte. Questo è un imbroglio e non bisogna consentire agli imbrogli. Solo che da 15 anni le modifiche non sono più singole, mirate, precise. Si tratta di pacchetti di articoli che modificano profondamente la Costituzione. Il primo, il centro-sinistra del 2001, ne paghiamo ancora le conseguenze, e fu un voto di maggioranza di governo, e lo sottolineo. Nel 2006 fu ancora una volta, questa volta siamo al centro-destra, Berlusconi, un pacchetto più consistente di questa volta, correggo un attimo Giuseppe, più consistente di questa volta, mi pare 53 gli articoli, adesso 47 su 139, immaginatevi, 47 su 139 si modificano e il cittadino finito, e il cittadino dovrebbe andare a dire con un sì, con un no. Qualcuno dice basta un sì. Noi, in maniera particolare del Comitato Democrazia e Costituzione dell'ANPI, non diciamo che basta un no, non facciamo quello che viene detto in questo. Diciamo che un no è per cominciare, per ricominciare da capo e realizzare e applicare la Costituzione che abbiamo e cambiarla in alcuni punti, se ci sembra giusto, ma non stravolgerla, per questo è no. Adesso ancora lei, professore, adesso andiamo nel merito e nell'oggetto della riforma. Trattiamo il primo punto. Ci illustri come sarà disciplinato il nuovo rapporto tra lo Stato e le regioni, soprattutto nel campo dell'istruzione, soprattutto nel campo della sanità e soprattutto nel campo dell'ambiente. Allora, quello che accadde nel 2001 andò in una direzione. Lo Stato cedeva, come dire, sovranità alle regioni, dava alle regioni potestà, e questo ha determinato molti problemi, moltissimi, straordinari problemi, anche di contenzioso. Vi ho messo tra parentesi, non c'è bisogno che lo rimetto di nuovo in esame. Centro-sinistra, voto di maggioranza. Di maggioranza che si ritiene autosufficiente da poter modificare la Costituzione, perché tanto abbiamo i numeri, abbiamo i voti. Un enorme contenzioso, questa volta si va in direzione contraria. E guarda caso, questo è un governo che tende ad etichettarsi di centro-sinistra. Possiamo avere opinioni diverse su quello che sia questo governo o il PD, ma diventa difficile sostenere che in qualche modo non sia di centro-sinistra. È arduo etichettarlo, ma diciamo che si potrebbe anche dire che è di centro-sinistra. Qualcuno non consente con me. Si va in direzione completamente opposta. E si stende un velo pietoso sul fatto che 15 anni fa si è sbagliato profondamente dalla stessa parte politica. Se qui Salvatore mi convincesse, o se avessi un interlocutore che mi convincesse, io non sarei lontano da un riconoscimento delle ragioni altrui, e che spesso, molti vi capiterà nella vita, di conoscere persone che mutano parere, oggi dicono A, poi dicono il contrario di A, ma senza dire, guarda che io prima ho sbagliato, come dovrebbe essere normale, e adesso però mi sono ricreduto, correggo i miei errori. Su questo c'è un velo di silenzio, nessuno dice, guardate che noi stiamo modificando in senso contrario a quello che abbiamo fatto nel 2001, perché ancora qualcuno gli tirerebbe le pietre addosso per averlo fatto in quel modo, per averlo fatto male in quel modo.
adesso si va in direzione contraria. Cioè lo Stato si riappropria di sovranità che aveva ceduto alle regioni. Però avrei detto, beh, in molti casi correggere quel grave errore sarebbe ammissibile, troverebbe anche il mio consenso, troverebbe il consenso di altri. Ma attenzione, questa volta c'è, come dire, uno Stato che non tratta tutti i cittadini come i padri costituenti, ma dalla dichiarazione a livello della Rivoluzione Francese, dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo, dalla dichiarazione americana. Cosa dice l'articolo 3? L'articolo 3 non solo dice che siamo tutti uguali, perché scopriremo l'acqua calda, in teoria, perché in pratica tutti uguali non siamo, ma l'articolo 3 è scritto da quei padri costituenti che pensavano a una Costituzione non per i loro interessi, ma per un paese da costruire, da disegnare, per i figli dei figli, per i nipoti. Pensarono che bisognasse aggiungere che la Repubblica doveva rimuovere gli ostacoli che in effetti minano l'eguaglianza, perché non la rendono concreta. Quindi l'articolo 3 dice così. Nella Costituzione italiana fu riconosciuto lo statuto speciale di alcune regioni, che si chiamano regioni a statuto speciale. A questo punto cosa fa lo Stato? Che corregge una maggioranza simile, senza dire allora abbiamo fatto porcherie, e dice però che è sempre giusto, è giusto anche questa volta, che corregge in senso contrario. Che cosa fa? Non soltanto si riappropria di competenze e le sottrae alle regioni, e qualcuna è molto discutibile che sia legittimo farlo, che sia opportuno farlo, ma addirittura dice sì, ce lo riprendiamo, ma nei confronti delle regioni a statuto speciale? No, l'articolo 3 della Costituzione dice che sono tutti uguali. L'articolo inventato da coloro che hanno scritto questa e modifiche che stravolgono la Costituzione dice no, le regioni non sono tutte uguali. C'è regioni nei confronti delle quali lo Stato può fare, altre regioni no. Quindi adesso rivolgiamo la stessa domanda all'avvocato Mafrigi, il rapporto quindi tra Stato e Regioni. E allora, intanto rispetto rispetto ecco al perché no da parte di Sandro, quindi un passettino indietro, no? A prima, quando ecco, e lo sto tra le ragioni del no, ecco, cioè, argomento forte questo stravolgimento della Costituzione, questa proposta di modifica della Costituzione che passerebbe dalla modifica addirittura di 47 su 139 articoli. Per lo più questi articoli modificati, ecco, il fatto della modifica consiste nel, laddove, così come si supera il bicameralismo paritario, laddove c'è Senato poi diventa, ecco, che non c'è più Senato. Cioè la maggior parte degli articoli, di questi 47, di questo, ecco, stravolgimento pazzesco, questo significa cosa? Sostanzialmente è quello che ho detto poc'anzi, che è rappresentato dal quesito, ed è quello, e vengo alla domanda, quindi questo stravolgimento, e tra l'altro ecco pure sul Sandro, permettimi, sul perché no, ecco, quando appunto si va, e vado, ripeto, al tema della revisione del titolo quinto della Costituzione, quindi potestà legislativa esclusiva, diciamo così, o comunque tra Stato e Regione, con ripartizione delle competenze, lui dice giustamente il 2001 il centrosinistra si è rivelato, perché anche questo poi voglio dire, ogni riforma è figlia di un periodo storico, è figlia di momenti politici, perché chi fa politica è quello, poi sono bravi tutti questi costituzionalisti che ci stanno facendo le grandi lezioni di diritto costituzionale eccetera, lì c'è un Parlamento che ha votato, all'interno di un Parlamento si trovano delle maggioranze, si fanno riforme dettate anche da ragioni politiche. Nel 2001 la ragione politica da centro, e chi ha vissuto, ripeto, ha fatto l'esperienza politica all'interno appunto di quella, e continua a farla, ecco, sentendo forte l'appartenenza ad un centro-sinistra, al Partito Democratico all'epoca, ecco,
ai partiti, non mi ricordo questi diversi passaggi, ancora com'era, se era PDS, quello che era, comunque il centro-sinistra, il 2001 fece, perché lì imperversava nelle regioni del nord, ci ricordiamo la Lega, e quindi si tentò politicamente di in qualche modo accontentare, di cercare di dare dei segnali con quella potestà, col fatto di trasferire alle regioni competenza legislativa esclusiva in materia di sanità, per esempio, in altre materie fondamentali, turismo, l'elenco, istruzione, eccetera, perché cercò lì all'epoca con D'Alema, che la fece da padrone, quel D'Alema che oggi continua a farla da padrino, diciamo così, che cercarono di accontentare, di cedere, diamo i segnali al nord, lì c'è da recuperare un consenso che assolutamente la Lega, ripeto, stava imperversando. Allora oggi però mi chiedo, e ci stiamo dicendo che quindi fu un errore, ma allora oggi stiamo, mi pare che lo stai dicendo, l'hai detto, mi pare pure tu stesso, stiamo rimediando forse a quell'errore. Allora forse non è ancora più forte ancora per noi la motivazione su questo punto, che tanto non si dice su questo titolo quinto, perché tanto siamo abbagliati dal fatto che dobbiamo andare a casa Renzi, non si dice che in materia di sanità magari quel divario che nel frattempo ancora di più si è allargato tra nord e sud, forse finalmente riportando la legislazione esclusiva in materia di sanità, e lo dice l'articolo di cui parliamo appunto nella lettera rispetto all'articolo, appunto la modifica di cui parliamo, disposizioni generali e comuni che passa e ritorna allo Stato per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare. Ripeto, forse in questi anni quel divario che ha dato la possibilità, ed è dell'altro giorno che Maroni e Zaia hanno firmato assieme l'accordo proprio e stanno facendo battaglia, loro sì, per il no, perché sanno benissimo che questo riporta, forse quell'asticella un attimino riporta e ridà anche attraverso questo, perché il governo su questo, consentitelo anche con un pizzico d'orgoglio di dirlo, che forse ha rimesso questo governo un po' nella propria agenda politica in qualche modo il Sud, e dei segnali forse li sta dando, forse passa anche da questo, ed è per questo che guardando a questa proposta il Sud e da noi deve partire un moto forte, un impegno forte proprio per il sì. Bene, allora adesso facciamo trattiamo un altro tema importante, sempre con il sindaco Mafrigi, che è quello del superamento del bicameralismo paritario. Come si realizza con questa riforma? Si realizza che finalmente, e siamo l'unico Stato europeo che noi abbiamo questo famoso, così semplicisticamente, anche su questo per carità c'è da approfondire, da ragionare, però per capirci, questo ping pong tra Camera e Senato, e quindi rispetto per esempio soprattutto al voto di fiducia al governo che viene eletto, che tocca ed è di competenza ad oggi, stando se andiamo il 4 a votare no, quindi rimarrebbe così, il ping pong, e non solo per questo, per la gran parte delle leggi tra le due Camere. Anche qui, e torno su questo punto, questo è frutto di che cosa? La Costituzione di cui parliamo, per quanto Sandro dice, è chiaro, ci sono stati, sul 2001 c'è stata la riforma che poi è andata pure in porto, e abbiamo detto insomma che poi si è rivelata non del tutto, in parte, ma per i motivi che ho detto prima, un po' poi errata, ed oggi si torna in qualche modo indietro, eccetera, per cui anche per questo io, ripeto, ho invitato, ribadisco, per il sì, eccetera. Il 2006 si tentò, ma per fortuna non si riuscì, e anche in questo caso a volte chi porta avanti le ragioni del no dice che quasi quasi queste proposte di modifica sarebbero tale e quale a quelle del 2006, sarebbero tale e quale, così non è, comunque non andò in porto. È vero comunque che tentativi, ma per lo più i tentativi sono andati falliti, e quindi comunque soprattutto per quanto riguarda il bicameralismo paritario, quindi il ping pong che dicevo, siamo fermi al 1948, alla data di approvazione della Costituzione vigente, frutto anche quello di un momento storico che sappiamo, usciti dalla guerra eccetera, una sorta, lo sappiamo, ecco, i padri costituenti stessi arrivarono a trovare quell'accordo, e loro stessi già pensavano in prospettiva, immaginavano periodi storici diversi, superato quel momento di difficoltà, diciamo, che si usciva, ripeto, dalle guerre eccetera, di poter poi ritornare alla normalità
col fatto che, e qui sarebbe, se andiamo il 4 dicembre appunto a votare sì come io farò, riportare ecco, il superamento, superare questo bicameralismo paritario, quindi la fiducia e la gran parte delle leggi sarebbero poi di competenza su una sola Camera, la Camera dei Deputati che rappresenta la nazione, e il Senato diventa rappresentativo dei soggetti delle autonomie del livello territoriale, quindi la riduzione del numero dei senatori a 100, che con 95 senatori eletti quindi il Senato della Repubblica composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, 95 più 5, che saranno in sostanza consiglieri regionali e i sindaci, quindi rappresentativo del livello territoriale, quindi una Camera diciamo delle autonomie. Su questo forse io sarei stato ancora più riformista, diciamo così, nel volere un'altra Camera ancora più delle autonomie, ecco, che rispetto ai che rappresentasse ancora di più il livello di governo, ecco, delle autonomie locali. Quindi sostanzialmente ecco, quale passi in avanti anche in questo caso noi faremmo? L'eliminazione di tutta la gran parte delle leggi che oggi costringono i parlamentari, quindi deputati e senatori, a vedersele rimbalzare l'un l'altro prima di poterle provare portare alla promulgazione, all'approvazione e poi promulgazione, e oggi sarebbe invece soltanto la gran parte delle leggi, solo il Senato, le materie di competenza di entrambi i rami, di entrambe delle due Camere sarebbero solo quelle previste dalla Costituzione, dalla riforma stessa, e per di più quindi si accelererebbe l'iter legislativo, ma al di là del discorso anche qui dell'accelerazione, ripeto, anche sono assolutamente mutate le condizioni storiche per cui ci portavano a quel tipo di bicameralismo paritario, ed oggi finalmente invece andremo su un modello assolutamente più adeguato ai nostri tempi. Lì ho capito, c'è la questione che si innesta di come si andranno a votare i senatori. Questo io posso anche in questo caso fare uno sforzo, perché lo faccio assolutamente di onestà intellettuale nel dire che forse andava chiarito e andrebbe chiarito di più e meglio da qui al 4 dicembre, però già c'è un passaggio importante che anche questo non viene mai detto, che si voterà anche rispetto ai senatori, quindi consiglieri regionali che saranno poi che diventeranno senatori, in conformità comunque a quella che è la volontà espressa dagli elettori. E comunque ricordiamoci che i consiglieri regionali noi andiamo e li votiamo, gli elettori voteranno i consiglieri regionali, per cui tutto questo scandalo che sarebbero privati i cittadini del voto dei senatori, anche in questo caso a me pare che si stia strumentalizzando questo aspetto, che può essere considerato rispetto a quella bilancia tra positività e punti di forza e punti di debolezza, questo dell'elezione dei senatori forse un punto sì in qualche modo di debolezza, ma che assolutamente non è così atroce, comunque rappresenta il vulnus per la democrazia. La replica del professore Vitale su questo tema. Tendo sempre a dire dove il mio interlocutore avversario ha ragione, e quindi la prima cosa dico che ha ragione. Ha ragione quando dice che fu per motivi politici che fu fatta quella modifica alla Costituzione. Io rabbrividisco, però è vero, c'era la Lega, una volta si diceva per la storia romana Annibale alle porte, quindi per motivi politici si cambia la Costituzione. Io credo che questo sia inammissibile. Cioè io ho una urgenza, un'esigenza, e che faccio? Cambio le regole. Il pessimo amministratore, il peggiore amministratore di condominio, quando le cose vanno male, lui dovrebbe essere probabilmente chiamato a rispondere davanti a un giudice, dice sì, ma qui il problema è che dobbiamo cambiare qualche articolo del regolamento condominiale. Non si può cambiare una Costituzione per motivi politici. Si cambia una Costituzione perché si ritiene che un cambiamento migliori la democrazia e il funzionamento delle istituzioni. E qui quindi sono d'accordo con lui, l'ha detta papale papale, ha detto fu fatto così. Quando Annibale non è più alle porte, erano
la legge. Adesso possiamo... Già, ma adesso c'è Grillo. E se c'è 5 Stelle, che facciamo? Potremmo pensare, se fossimo persone che hanno questi cervelli, a una legge elettorale. Perché? C'è Annibale alle le porte. Quindi cambiamo a seconda delle nostre convenienze politiche. Quindi coloro che scrissero la Costituzione la scrissero per il futuro, per i figli, eccetera, non avevano interessi di parte. Avevano, anche perché partecipavano da opposte tendenze, come siamo un po' nell'Ampi. L'Associazione Nazionale Partigiani mette insieme tendenze politiche, culturali, completamente diverse, perché il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, si ritrovò insieme contro la guerra, contro il fascismo, contro il nazismo, mettendo insieme orientamenti politici e culturali completamente diversi. Si disse, si dice ancora, che fu un mirabile compromesso la nostra Costituzione. Si misero insieme cose diverse. No, è perché doveva essere, doveva disegnare il paese migliore possibile. Quindi se uno mette mano alla Costituzione per disegnare un paese migliore, delle istituzioni migliori, io credo che dovremmo fargli gli applausi. Tutti noi dovremmo riconoscere, i cittadini dovrebbero riconoscere quando questo si fa per migliorare. Ma le ragioni politiche sulla Costituzione, le convenienze di una fase politica sono inammissibili per cambiare una Costituzione. Consento in quel caso, dissento per tutto il resto. Perché stavamo dicendo che se non mi risponde Salvatore e nessun altro al punto dell'articolo 3 della Costituzione, l'eguaglianza dei cittadini, ma l'eguaglianza delle regioni no, non mi hai risposto Salvatore, e speravo che tu mi rispondessi, tu o Renzi, che occupa tutti gli spazi possibili e immaginabili, quando si dice, e tu mi hai detto di sì, che fa un errore, ma l'errore lo fa alla grande, occupa tutti gli spazi televisivi, mentre Calamandrei diceva siano vuoti i banchi del governo quando si discute di Costituzione, siano vuoti, il governo non partecipi, perché chi può metter mano sono solo i rappresentanti dei cittadini, la sovranità popolare si esercita nelle forme che indica la Costituzione, il voto e attraverso il quale usiamo i nostri rappresentanti. Ecco perché il governo non dovrebbe partecipare. Ma sta facendo campagna elettorale, persino nella finanziaria. Allora, questo è un errore che si perpetua e che si eleva al cubo, all'ennesima potenza. Allora, le regioni diventano ancora di più ineguali. Grazie a questa modifica della Costituzione. Spero che sia chiaro per tutti, perché lo Stato riprende sovranità, la toglie alle regioni, tranne che alle regioni a statuto speciale. Sono altri Stati. E poi, superamento, come dice la scheda di voto, il Presidente ex della Corte Costituzionale fa ricorso a tanti altri, perché è veramente una scheda di voto che dovrebbe essere l'emblema della vergogna di questa procedura. Ma volete voi il contenimento della spesa? Io credo che 99,99% dei cittadini dicono sì, certo, ma nessuno gli va a spiegare che se dovessimo ridurre la spesa pubblica bastava dire quanti deputati e senatori abbiamo, 630 più 315, 945, il 20% di 945 fa, diminuiamo percentualmente, tanto la Camera, tanto il Senato, ottenevamo lo stesso risultato e il Senato c'era. Argomento che non puoi adoperare, Salvatore, perché sta in una campagna che non rende correttamente, qui ti invito a correggere, non c'è un superamento del bicameralismo. C'è invece l'inaugurazione di una nuova fase, il bicameralismo imperfetto e pasticciato. Il bicameralismo si mantiene, è solo peggiorato, perché basta leggersi, non ce l'ho tempo, poi in caso lo farò, l'articolo 70, per vedere quante sono le funzioni del Senato. Basta un terzo dei rappresentanti del Senato che dice alt bandista, come si dice in qualche giochino.
questa legge la voglio riesaminare. A parte che il Senato già c'è scritto che ha competenza legislativa su una serie di materie, ma poi in più posso anche prendermela. Che cambia? Che il Senato non lo votiamo più noi. Su quello che ha detto il professore Vitale, ha un minuto di tempo per replicare l'avvocato Mafriccio. No, mi piace anche su questo, è l'ultimo passaggio che fa Sandro e quindi è che fanno, ecco, chi sostiene il no. Ecco, si supera il bicameralismo paritario e diventa imperfetto, pasticciato, cioè solamente perché, ripeto, andando in direzione che vanno a questo punto specificate quelle che sono soltanto e sono molto di meno, poche, pochissime, ripeto, leggendo l'articolo dicono chiaramente le materie dove la competenza, ripeto, di entrambe, di Camera e Senato, e poi molte di più, insomma, quelle potrei fare. Noi stiamo aspettando, per esempio, da tempo, noi di sinistra, ripeto, perché vedo facce, ecco, soprattutto se vogliamo, ma ecco, non ci rivolgiamo per il sì e il 4 dicembre. La legge sullo ius soli, per esempio, lo sappiamo che è ferma, è approvata in un ramo del Parlamento, non viene portata nell'altro ramo perché sappiamo che lì rischierebbe di non passare perché lì i numeri sono risicati. E posso farne tante altre, perché rispetto al discorso velocità del ping pong, secondo me a me piace di più il fatto che a volte, proprio perché sappiamo che gli ostacoli, tra alcune leggi, gli ostacoli nel senso democratico, perché attenzione, poi il tutto, ripeto, torna a ripetere, ci sono, ecco, poi questi pesi e contrapesi che valgono, il no, ecco, piace a dire, troppo potere che si dà perché è una sola Camera, eccetera, poi però quando c'è la riforma che dice che comunque entro 10 giorni qualunque legge il Senato potrebbe apportare, comunque proporre eventuali modifiche che però la Camera può valutare e poi comunque rigettare e andare avanti, perché di questo si tratta, e a quel punto dice, beh, allora che avete fatto? Lo stesso c'è l'altra Camera. Insomma, decidete, pesi o contrappesi, o vogliamo che volevamo dare tutta la Camera, allora ancora facciamo, allora da veloce diventavamo velocissimi. C'è un sistema, ripeto, che assolutamente rende più snello l'iter legislativo, che rafforza il potere assolutamente sì di una Camera, che dà la fiducia una sola al governo e quindi anche un principio finalmente di responsabilità rispetto a chi andremo a votare e vincerà, potrà dire, perché tutti questi alibi di 70 anni a sta parte con i vari governi che si sono succeduti, perché cosa durati, quello che è, diamoci un po' di stabilità, che significa anche responsabilizzare chi al governo ha fatto un programma, lo abbiamo votato, che lo applichi, lo attui, stia il tempo che serve e poi di nuovo gli elettori lo giudicheranno. Bene, un altro tema importante, professore Vitale, la riduzione dei costi della politica. Allora, la riforma prevede la riduzione del numero dei senatori, l'abolizione della loro indennità parlamentare, quindi i nuovi senatori nominati tra i sindaci e i consiglieri regionali percepiranno solo lo stipendio del loro ente di provenienza. Quindi il ridimensionamento a regime del personale del Senato, l'abolizione definitiva delle province e del CNEL, il contenimento sancito in Costituzione delle spese degli apparati politici regionali. Quindi, professore, si tratta di misure strutturali definitive che consentirebbero un risparmio stabile e indiscusso. Come stanno le cose? Allora, in parte avevo già risposto prima, se si dovesse pensare a progettare, ipotizzare un contenimento della spesa, si dice vogliamo realizzare X miliardi di spesa in meno, dice possiamo ridurre percentualmente Camera e Senato, si faceva in un colpo solo e difficilmente ci sarebbero state opposizioni, si sarebbe fatto. Non è stata questa la scelta, quindi il Senato permane e quindi c'è una diminuzione di spese assolutamente, assolutamente non significativa, perché il Senato permane. Si dice, ma i consiglieri regionali e i sindaci, a parte che c'è un mio amico che dice sempre che quando si tratta, Antonio, che lo dice e fa parte del Comitato Democrazia e Costituzione di Reggio Calabria, quando si tratta di democrazia non mi faccio incantare da nessun incantatore che parli di contenimento della spesa. Se a discapito della democrazia non sono disponibile,
Allora non dovremmo ragionare in questi termini. Però vi ripeto, il contenimento della spesa c'è, se vogliamo dire c'è, c'è. È di natura ridicola, non risolve nessun problema. Il problema invece deriva dal pasticcio e dal mostro che è stato creato. Permane il Senato, con quel bicameralismo confuso e pasticciato ci saranno mille problemi. Ma anche questa storiella, non raccontiamola, non raccontatela, non ce la lasciamo raccontare, che non ci saranno quegli stipendi, perché ci sarà da viaggiare, da andare avanti e indietro. E voi pensate che sarà a spese dei sindaci, dei consiglieri regionali? Ma voi pensate che siamo in un momento in cui c'è un terremoto? Ma il sindaco di Reggio Calabria, l'altro giorno ci fu una giovane esponente del PD che ci mandarono per fare un confronto, giovane, che poi disse papale, la Gazzetta del Sud lo ha pubblicato con un trafiletto, vi ha dato molto rilievo, Katia Tripò, esponente dei giovani democratici, che dice: ma certo che io voto, perché potremmo vedere Giuseppe Falcomatà tra i senatori. Cioè, voi pensate che si possa toccare una Costituzione che dovrebbe essere sacra con atteggiamenti, orientamenti o obiettivi di questo tipo? Ma voi pensate che in questo momento sono ore di trasmissione, giusto, giustissimo, tra i terremotati, e quei sindaci dicono: scusate un attimo, vado al Senato perché in fretta e furia devo cercare di risolvere questo problema dei trattati comunitari, dei trattati con l'Europa. Quel sindaco? Ma i sindaci sono i primi presidi sui territori. Salvatore, tu sei un sindaco. Qui abbiamo avuto Vincenzo che è un sindaco. Ma voi dovreste chiedere di avere le condizioni che vi consentano di essere il vero presidio sul territorio, perché anche dal punto della vista della sanità, quando c'è qualcosa rispondete voi, altro che qualcuno vi venga a fare l'incantatore di serpenti e vi faccia balenare l'illusione che qualche consigliere, qualcuno di voi, vada a fare anche il senatore, quando nei weekend fa il sindaco e il martedì mercoledì fa il... Ma volete scherzare? Così si tocca una Costituzione? Allora, assolutamente no. C'è un contenimento della spesa ridicola a confronto dei danni che si fanno. E allora non si possono confrontare le due cose? Assolutamente no. Assolutamente sì, per quanto mi riguarda. Guarda Sandro, allora, guardate, io per esempio, ecco, ho raccontato un aneddoto rispetto a una motivazione che avrebbe dato ora, per il sì, insomma, il fatto che diventa, quindi a questo punto poi il sindaco Falcomatà diventa. Io parlando con un assessore, tra l'altro, che non dirò mai il nome neanche sotto tortura, di un comune qui dell'area grecanica, lui andrebbe a votare invece no, perché con questa riforma avremmo un premier dittatore, si rafforzano i poteri del premier. Ma scusa, li faccio io, ma l'articolo dove sto premierato forte, gli articoli dove li troveremmo, me li fai, ecco, vedere? Non ci sono, non esiste, e forse questa è una delle grandi differenze che invece in quella del 2006 che proponeva la Lega, Berlusconi eccetera, ecco, vi erano queste modifiche che portava al premierato forte, tra l'altro che forse una riflessione dovremmo cominciare a farla, perché tornando ai sindaci che ci diceva, ecco Sandro, io domani mattina, se non mi piace la giunta, come ha fatto tra l'altro proprio Falcomatà di recente, cioè, io domani mattina posso sostituire, prendere un assessore, neanche motivandolo, non mi piace X e quindi vado domani e sostituisco con Y, o azzerare eventualmente. Un presidente del Consiglio, e comunque ciò, ripeto, nella tutta sta dittatura di Renzi, questo Renzi non l'ha messo, questa riforma non si tocca questo aspetto qua del premierato forte, ma forse vorremmo un attimino ragionare sul fatto che un presidente del Consiglio che ci mette la faccia, che deve realizzare un programma di governo nazionale eccetera, forse qualche potere anche su questo forse dovremmo cominciare, ma ripeto, non è oggetto del contendere, però per dirvi che la disinformazione, quindi stasera a prescindere da tutto, io sono contentissimo di farcela questa
questa chiacchierata, farci questi confronti, farne ancora altri, e cerchiamo di farle fino al 4 dicembre, ciascuno portando le sue ragioni, perché sul sì e sul no se ne stanno sentendo da ambo le parti. I costi della politica, e poi io sono anche su questo, Sandro, quando tu mi dici sindaci, chiedete, e noi chiediamo, e siamo d'accordo, e assolutamente non vi sto, no, per carità, per caso ho detto fin qui che con la riforma il 4 vince il sì e tutti noi sindaci avremo risolto tutti i problemi, magari, non è questo, è chiaro che non è con la riforma, non è la panacea di tutti i mali, questo lo sappiamo, eccetera. È però un passo in avanti verso una modernizzazione in qualche modo e verso, ecco, comunque le motivazioni che ci stiamo dicendo, un passo in avanti ce lo fanno fare. Anche perché rimanendo sul no, rimane tutto come prima, per cui noi sindaci i problemi che avevamo, di sicuro, ecco, li continuiamo ad avere, i problemi che avremo con il discorso, cioè, non si, e tra l'altro non venite a raccontarci che chissà quale proposta alternativa a quel punto, chissà chi metterà più mano, perché non esisterà più voler pensare, e la Costituzione, io sono d'accordo, e anche in questo caso, i principi sacrosanti, la prima parte, non la sta toccando nessuno, quindi assolutamente i valori che rappresenta, nessuno li sta toccando, però quei valori devono essere resi concreti e praticati, perché lo so che è sancito per esempio il diritto al lavoro, ma continuiamo a vedere i giovani che non hanno lavoro, e allora forse qualcosa va pur cambiato in qualche modo o no? O rimaniamo fermi sempre al palo come da decenni che stiamo rimanendo fermi al palo? I principi, la Costituzione la rispettiamo, ma le condizioni storiche che portano anche a sancire delle regole cambiano, per cui non vedo perché, per applicare e rendere più vivi, sicuri, veri quei principi che sono sanciti dalla stessa Costituzione, dobbiamo anche modificare quella parte che dovrebbe portare, ripeto, a praticarli. E sulla questione dei costi c'è la riduzione del numero dei parlamentari, c'è la soppressione del CNEL, la soppressione delle province, c'è il fatto che tutte le strutture dei consiglieri regionali, i consiglieri regionali, l'abbassamento dello stipendio dei consiglieri regionali che verrà equiparato a quello dei sindaci capoluogo, c'è tutta una serie di misure, e l'ha detto pure tu Sandro, che poi neanch'io partecipo a chi la sta, anche in questo caso forse sparando più grossa di quanto la ammonta, precisamente non partecipo al gioco delle cifre, ma comunque la riduzione c'è anche in questo caso, e non è una riduzione di democrazia, è solo rendere, ripeto, più moderne, attraverso questo ridurre anche i costi e comunque praticare una democrazia che sia più snella, efficace e al passo con i nostri tempi. Ti concedo un minuto, Sandro, per replicare. Abbiamo un moderatore che è bravo, eh? Un applauso al moderatore. Allora, devo dire che questo tipo di argomento credo che non convinca nessuno, è una mia opinione, Salvatore, credo che non convinca nessuno, c'è un ente, un'istituzione, e tutti noi dovremmo avere un rispetto delle istituzioni, io ho rispetto delle istituzioni, fino a quando le istituzioni si comportano a norma di Costituzione. Ecco perché non rispetto Napolitano, ecco perché non rispetto chi fa campagna elettorale dicendo cifre sulla riduzione della spesa. C'è un'istituzione che ha fatto i conti e ha detto si tratta di 50 milioni, il Presidente del Consiglio e i suoi ministri o altri continuano a dire che è 10 volte di più. Ah beh, se l'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia mi dice che 6.5 il terremoto, io lo prendo, l'istituzione mi sta dicendo questo, non posso cominciare a dire secondo me 7.2 o 4.8. Allora c'è un ente deputato che dice si tratta di 50 milioni, ho detto è irrisoria la spesa. Secondo, i sindaci, ieri un mio grande amico Torino Perna, ogni tanto cito qualcuno, docente universitario, ha scritto un bellissimo articolo sul Quotidiano su questa storia dei riformatori, che sarebbero i giovani alla Renzi per intenderci, perché conosco tanti giovani che non sono alla Renzi, e conosco tanti vecchi e tanti anziani, ne avremo una martedì, Lidia Menapace, che è molto più giovane di costoro che fanno giovanilismo in questo modo. Ha scritto un libro, io vorrei che lo presentassimo insieme, Salvatore, così sfatiamo anche questo mito, si può farlo insieme.
sulla impossibilità di governare i comuni. Lui, assessore del comune di Messina, si dimette e fa il libro per dire che in questo momento vi stanno strozzando perché non avete risolto, questo governo insieme agli altri che l'hanno preceduto non ha risolto niente. Come si fa a dire che va bene, dobbiamo cambiare la Costituzione? Io agli alunni insegnavo che la Costituzione va realizzata, va applicata, bisogna fare leggi che realizzino il diritto al lavoro, non si cambia la Costituzione. Allora, Sindaco, un'altra domanda: se e in che misura la riforma costituzionale abbinata a quella della riforma elettorale riduce gli spazi della democrazia popolare? Intanto anche su questo, ripeto, il 4 dicembre non si andrà a votare sulla legge elettorale. La legge elettorale, la modifica che finalmente c'è stata al famoso Porcellum, così definito da chi tra l'altro aveva fatto la legge stessa, insomma, è stata fatta in Parlamento, anche lì frutto di i passaggi che in un Parlamento si fanno, degli accordi, delle mediazioni, che ha portato ad una legge elettorale, per carità, che lo so, anche questa che va a modificare la precedente, non perfetta, diciamo, non quella che ci saremmo aspettati, con dei punti di debolezza. Legge elettorale, ripeto. Sulla legge elettorale, qui vengo anche, come dicevo, proprio all'inizio dell'incontro di stasera, come mi approccio alle tematiche, e quindi soprattutto poi vi dico che forse questa è la domanda tra tutte le altre che andavano proprio nel merito, anche se vogliamo tecnico, della modifica, della proposta di riforma alla Costituzione. Questa forse è la domanda più politica, dove ancor più, come dicevo, quell'approccio politico da parte mia emerge, e quindi lo manifesto subito. E anche in questo caso, essendo io facendo parte del Partito Democratico, poi nel momento in cui all'interno si è aperta questa discussione, tra l'altro aperta dopo che dagli stessi che in qualche modo comunque avevano sì detto sulla legge elettorale che la volevano in senso diverso, insomma avevano fatto proposte, la minoranza del Partito Democratico, in ogni caso poi il punto d'incontro in Parlamento si era trovato su quella che noi sappiamo. Nuovamente ci sono i capilista che sono nominati, e purtroppo questo lo sappiamo non ci va bene. Sappiamo che c'è il discorso di potersi candidare questi capilista in più collegi, i difetti li conosciamo. Dopo questo aspro confronto, Renzi ha assolutamente, c'è una commissione nell'ultima direzione nazionale del Partito Democratico che ci sta lavorando, e sembra che, tanto che Cooper lo stesso negli ultimi giorni, credo che dimostri il fatto che lì si è lavorato, e quindi ci sarà una proposta, e mi disturba Carmelo Caridi, o lo spostate perché mi viene pure tra l'altro frontale e mi scoce. Ho solo detto che si è venduto. Dopo il moderatore, per cortesia del pubblico, ha assolutamente aperto e ha detto, quindi chiaramente cercando di togliere quest'altro alibi in qualche modo anche agli stessi che avevano votato la proposta di riforma costituzionale, quindi Bersani, D'Alema, e che oggi sono e fanno iniziative, Bersani in particolare, questo è vero, e dice facciamola come vuole, allora modifichiamo la legge elettorale se questo è il problema, purché quel 4 a questo punto andremo a votare convintamente tutti sì, se questo combinato disposto, anche questo rappresenta il vulnus diciamo della democrazia anche in questo caso, quindi l'apertura vi è stata. Il combinato disposto, ripeto, noi il 4 andremo a votare e comunque, pur rimanendo così le cose, assolutamente anche in questo caso credo che vi sia più strumentalizzazione che realtà rispetto ad un combinato che porterebbe chissà quale potere nelle mani del governo, insomma, o comunque anche in questo riduzione dell'elettore, cittadino elettore che va a esprimere e non vota. Il cittadino elettore si andrà ad esprimere il 4, ripeto, per le modifiche sui quesiti, non va a votare perché non lo può fare, perché anche con questa riforma per la legge elettorale sarà in Parlamento che dovrà essere cambiata. Torno a ripetere però anche in questo caso
tutti ecco, bravi a perfezionare e a volere la legge elettorale migliore, intanto stavamo con quella che gli stessi che la criticano lo hanno pure fino all'altro ieri utilizzata e ci hanno piazzato anche in Calabria con quei nominati, chi oggi la critica, i candidati che sappiamo, anche del nostro partito al quale ecco, apparteniamo, ecco, è successo quello, quasi quasi oggi la critica. In ogni caso anche con la legge elettorale, la modifica, dei passi in avanti li ha fatti rispetto a una legge elettorale che riporta di nuovo alle preferenze, almeno per i non capilista, riporta ad una rappresentatività di nuovo con collegi più piccoli, territorio, rappresentanti e rappresentati ad essere, avere un collegamento più diretto, quindi ripeto, comunque stando così le cose, in ogni caso su questo già l'apertura è stata chiara, c'è stata all'interno di un partito che è il partito di maggioranza e quindi si rimetterà mano, di sicuro però finiamola con l'alibi del fatto ma lo si deve fare prima del 4 dicembre, è impensabile. Se pensiamo a quanto ci è voluto per modificarle in qualche modo, figurarsi se lo si può fare. Quelle sono, ripeto, soliti alibi che chi si deve continuare a costruire il no, le ragioni del no, è chiaro che si le utilizzerà e continuerà a farlo. La replica di Vitale su questo. Solo un passante, devo dire che qualche giorno fa una docente di diritto costituzionale, forse ci ha acceso quello, una docente di diritto costituzionale, per le stesse cose che diceva Salvatore, ha detto io non posso votare a favore di questa riforma. La docente si chiama Carmela Salazar. Sulle docenti io non ho dubbi. No, qua non stiamo parlando della docente. Ho detto che basterebbe. Fermati, perché tanto arrivano questi momenti. No. Salvatore rispetta le regole. E Giuseppe continui a fare il suo mestiere. Allora, una precisazione. Allora, al termine del dibattito i due esperti, il confronto è aperto al pubblico, quindi potete intervenire. Per adesso stiamo facendo un confronto civile, pacifico, continuiamo. In questo caso era primo Salvatore da richiamare all'ordine. Allora, dicevo che per questi stessi motivi che ha detto Salvatore, una docente è arrivata a dire per questo, già per questo solo, io non posso votare sì a queste modifiche alla Carta Costituzionale, lei non li chiama stravolgimenti. Dice, però basta questo che mi impedisce. Un altro docente, forse piace di più a Salvatore, di diritto costituzionale, Spadaro, ha detto ci sono quegli elementi negativi, ma io tutto sommato vado a votare. Cioè gli elementi negativi vengono sottolineati da una che dice mi basterebbe questo per non andare a votare. E da un altro che va a votare sì, dice sì, è vero, questi ci sono, ma tutto sommato, diceva Bottarelli, o no, ve lo ricordate? Tappandomi il naso vado a votare. Io, che non sono docente di diritto costituzionale, dico io il naso non me lo tappo e continuo a chiedervi e a tutti i cittadini, non tappatevi mai il naso, scegliamo sempre la cosa che riteniamo più giusta. E per quella battiamoci. Secondo, non è vero quel che dice Salvatore, e questa è la prima, spero l'unica volta in cui dico che non è vero quello che tu dici. La legge elettorale, che è una cosa ignobile, non sarà modificata prima del 4 dicembre, il che vuol dire che si voterà su questi 47 articoli della Costituzione che secondo me stravolgono, secondo Salvatore modificano la Costituzione, con la legge elettorale approvata dal Parlamento con un voto di fiducia. Lasciamo stare Cuperlo e la disponibilità di Renzi che ha detto testualmente io non ho aperto la porta, l'ho spalancata, testuali parole di Renzi, l'ho spalancata le modifiche dopo aver costretto il Parlamento sotto il ricatto del voto di fiducia ad approvarla. Adesso dice che ha spalancato la porta, ma immaginiamo la Costituzione con gli scenari di bassa cucina politica, bassa politica, c'è alta politica, la Costituzione c'è bassa politica, non c'entra nulla, ma proviamo a fare bassa politica. Cioè voi pensate che un Presidente del Consiglio che sta lui
personalizzando, gliel'ha detto Napolitano e gliel'ha detto Salvatore. Vince il referendum, non lo vincerà, ma supponiamo che lo vinca. Dopodiché, dopo aver ottenuto questo popò di plebiscito che sarebbe il primo nella storia, poi dopodiché dice: guardate, la legge elettorale che mi premia io la cambio per Cooperlo. Cooperlo quanto conta? Credo che lo sappiamo tutti. Allora non parliamo di questo. Quindi non è vero che la legge elettorale sarà cambiata, come tutte le leggi possono essere cambiate, migliorate o peggiorate. Però Salvatore, non mi parlare male del Porcellum. Per caso in questa sala ci sono tra i pochi cittadini che hanno raccolto le firme contro il Porcellum. Eravamo per le strade e per le piazze, noi, del Comitato Democrazia e Costituzione, raccoglievamo le firme contro il Porcellum. Cosa hanno fatto gli altri partiti? PD, che ha il nome di cui si fregia, Partito Democratico, che dice peste corna del Porcellum, oggi lo ha utilizzato. Noi abbiamo raccolto le firme contro il Porcellum e non ce l'abbiamo fatta, perché non tutti i cittadini sono scesi con noi a raccogliere le firme, non ce l'abbiamo fatta. La Corte Costituzionale ha detto quella norma, quella legge è ignobile e non rispetta la Costituzione. Allora dobbiamo ringraziare la Corte Costituzionale, non il Parlamento, il Partito Democratico o altri. Dobbiamo dire che quei cittadini che ci siamo messi, ci abbiamo messo la faccia per andare in giro a raccogliere le firme, avevamo ragione noi. Ma per caso noi diciamo che l'Italicum, anche questo, è contro la Costituzione. Adesso Salvatore ha appena finito di dire il Porcellum ignobile, l'Italicum da correggere. No, l'Italicum è altrettanto ignobile, perché la legge truffa del 53, ho ancora 30 secondi, la legge truffa del 1953, sapete da chi fu definita legge truffa? Da un ministro dell'epoca. Renzi avrebbe saputo rispondere, che faceva i quiz. Scelba, 1953, la definisce legge truffa, era una legge per loro, per quella Democrazia Cristiana, perché prevedeva che se un partito avesse avuto nel voto 50% e un voto di più del 50%, avrebbe avuto un regalo del 15, sarebbe andato al 65. Quella era maggioranza. Quella, bravo, quella era maggioranza. Quella si poteva chiamare premio di maggioranza, perché era un premio a una maggioranza. Qui invece il premio si dà ad una minoranza. Attualmente c'è una minoranza che governa questo paese, c'è una minoranza che fa la riforma della Costituzione. Attenzione, da un Parlamento eletto sulla base di una legge dichiarata incostituzionale. Un minuto di replica, sì. Allora, il microfono. Sandro appunto mette in evidenza. Quindi lì quanto ignobile era il Porcellum, comunque ecco quello che le conseguenze con di nuovo ecco questa sfiducia del cittadino elettore sul fatto ecco di non poter appunto votare, eleggere quindi i propri rappresentanti. E quindi la raccolta e l'impegno che gli fa onore, perché io l'ho detto all'inizio, ecco, tanto di cappello a Sandro Vitale, all'Ampi, rispetto alla militanza, gli impegni ecco, su queste battaglie di civiltà che è come quella raccolta firme per modificare il Porcellum. Oggi il Porcellum poi è stato modificato con una nuova legge elettorale. La modifica c'è stata, ripeto e sottolineo. Torno a ripetere, le modifiche appunto Sandro dice non ce l'abbiamo fatta. Perché è chiaro, le volontà che spesso, bene che tendano alla perfezione, a volere quelle cose, ma poi ci sono anche, le volontà si scontrano con delle realtà che nel caso di leggi che vanno approvate in Parlamento sono realtà parlamentari, maggioranze, ripeto, sono 60 anni di governi che si alternano a susseguirsi ecco, di Presidente del Consiglio nello spazio di così poco tempo, insomma, che neanche il tempo di capire pure il programma prima di parlare di realizzazione che poi non viene mai appunto realizzato.
le maggioranze appunto che stanno in Parlamento, quindi quella volontà, ripeto, anche in questo caso di modificare si è concretizzata e ha portato all'Italicum, assolutamente con i punti di debolezza che anche noi che ammettiamo tanto da dire va bene. Ora questo porterebbe addirittura, se poi passa anche la riforma, a chissà quale vulnus. L'impegno c'è e noi rispettiamo, però attenzione, su questo ecco mi va orgogliosamente però di sottolineare che faccio parte di un partito, l'unico che ha dei propri organismi interni e tanto di rispetto, qui c'è stata una direzione degli organismi interni, c'è una commissione rappresentativa delle maggioranze, della minoranza, del partito stesso che si sta impegnando, quindi è inutile dire poi non lo farà. Intanto, pur rimanendo però così, in ogni caso anche questo, seppure tra in quella bilancia tra positività e negatività per il 4 dicembre delle riforme che con il sì passerebbero, con il no non passerebbero, in ogni caso seppure questa la vogliamo mettere ancora come punto di debolezza, rimangono tutti i motivi che ho detto prima per un sì convinto e per un passo in avanti che comunque faremo, che con il no invece tutto questo, perché attenzione, pure il no non è detto che ci porterà a chissà quale, il no cosa succederà Sandro? Abbiamo la garanzia che il no invece ci porterà alla legge elettorale perfetta, ma chi lo dice? Ma chi lo sta dicendo? Ma stiamo, permettete che se andiamo in questa direzione allora stiamo disinformando più che informando. Bene, bene. Quindi le ultime due domande, cioè, bene, nel senso di conclusione, nel senso. Poi il dibattito dopo queste ultime due domande. Una mozione dopo queste ultime due domande. Moderatore, perché se no qua ci picchiano, cosa c'è? Cioè, una mozione dopo. Rispetto alle ultime, perché le ultime due, cioè per esempio se sei d'accordo, se siamo d'accordo.